Cari amici, avete presente la celeberrima supercazzola con scappellamento a sinistra come fosse Antani? Era un modo di parlare inventato dal conte Mascetti, cioè Ugo Tognazzi nel film Amici miei di Mario Monicelli, un modo di parlare che consiste nell'arte appunto di non dire niente e di confondere l'interlocutore già predisposto evidentemente a essere confuso. Ieri il governo ha lanciato supercazzole a giornali unificati e vi facciamo qualche esempio. Imbattibile sicuramente il Corriere della Sera che sotto il titolo sferzante Le parole di Conte offre un'intervista al Premier, il quale dopo aver annunciato per sua bontà che concederà a noi sudditi di fare le vacanze, ci informa di questo come fosse Antani. Stiamo lavorando giorno e notte per rafforzare le attività di monitoraggio, contact tracing e teleassistenza in un'ampia strategia integrata che prevede potenziamento degli ospedali, delle terapie intensive e della medicina del territorio. Aspettiamo di vedere il funzionamento dell'app, ma invito a considerare, ecco, sottolineiamo questo passaggio, invito a considerare che potremmo essere tra i primi al mondo ad aver sviluppato un sistema pubblico con tutte le garanzie. Siamo i primi al mondo. Esatto. Traduzione. Manca ancora tutto quello che avremmo dovuto fare durante il periodo di quarantena, però siamo i primi al mondo. Scatenato anche Paolo Gentiloni che rifila una supercazzola a Repubblica e alterna momenti visionari a passaggi strappalacrime necessari per tentare di illudere il lettore. Esempio ravvicinato del primo tipo: l'Europa esce più forte perché ha messo a nudo le velleità dei nazionalismi, cioè l'Europa esce più forte dal coronavirus. Risparmieremo miliardi, è il secondo esempio, e poi la supercazzola autoelogiativa. Il governo ha reagito con prontezza. Mi auguro che anche le prossime misure verranno prese rapidamente. Siamo dei fenomeni, quindi, anche se non si capisce perché. Ultima supercazzola, Roberto Gualtieri, ministro dell'economia. Se Mario Monicelli avesse letto la sua intervista al Messaggero, l'avrebbe presa e messa nella sceneggiatura del nuovo Amici miei. Guarneri offre ampie anticipazioni del decreto aprile. L'anticipazione più importante è che uscirà in maggio per aiutare le imprese a giugno e mancano un po' i fatti certi, però una cosa è chiara: si tratta di un insieme di interventi organico e coerente che sarà tra i più ampi e ambiziosi d'Europa. Tutti concordi al governo, noi siamo i migliori. Tarapia tapioco, concluderebbe probabilmente il conte Mascetti, prima di rivolgere un pensiero mesto e malinconico non solo ai 30.000 morti, ma anche alla peggior performance economica dopo la Grecia. Risparmiateci almeno le supercazzole.